sono il primo di 5 fratelli, 3 fratelli e 2 sorelle, che con la mamma abbiamo la conduzione del ristorante DaVittorio. Abbiamo un posto molto piacevole, ameno, è anche un relocated, abbiamo 10 camere, 10 suite, e qui abbiamo due ristoranti attigui, c'è il DaVittorio e c'è il ristorante Cantalupa. Il ristorante DaVittorio è il fine dining e la Cantalupa invece è il ristorante per banqueting. Finché c'è stato mio padre, era lui il punto di riferimento e le strategie partivano tutte da lui, ci ha portato veramente a un passo da tutto questo perché l'ha creato lui, dobbiamo ringraziare ancora lui e mia madre. Quindi nel business familiare c'è la mamma, che è ancora il presidente, poi ci sono, scherzosamente, però è vero, ci sono io e Enrico che sono il più vecchio, che mi occupo della cucina e così delle nuove iniziative, diciamo. C'è Francesco che si occupa della cantina, dei vini e soprattutto del catering e di tutta la ristorazione esterna. C'è Bobo, Roberto, che collabora con me in cucina e ci sostituiamo vicenda, se non c'è uno c'è l'altro, quindi ecco, paritetici. Poi c'è Barbara che si occupa della pasticceria e del laboratorio con il marito Simone. E poi c'è Rossella che invece è la vera direttrice di tutto il relè, di tutta la struttura, che rimane sempre in sede ad assicurare la stessa qualità che offriamo da anni. Allora, il capo della cucina, comunque DaVittorio, lo chef di riferimento è Paolo Rota, che è marito di Rossella, l'altra sorella, l'ultima, e lui è il punto fermo della cucina. Perché io e Bobo spesso e volentieri siamo chiamati in tutto il mondo a cucinare. Avere un gruppo di lavoro, soprattutto in cucina, che è il cuore del ristorante, è fondamentale. I sabati sera magari si superano anche i 100 coperti e per un ristorante di fine dining con una carta ricercata come la nostra è veramente difficile produrre e fare le cose come vanno fatte. Ma posso dire che per ora ci riusciamo, le facciamo veramente bene, siamo molto contenti, la gente è veramente entusiasta. E questo grazie ai nostri collaboratori. Collaboratori che veramente, come noi, amano, trasmettono passione per questo lavoro. Abbiamo davvero degli splendidi, stupendi ragazzi che lavorano con noi. Quando un ristoratore lavora a certi livelli e lavora col cuore, con la passione, ambisce ad avere senz'altro la terza stella, però c'è un momento in cui tu l'aspetti e non arriva. Allora cosa succede? Tu vai avanti a lavorare come hai sempre fatto, come desideri fare, con lo stesso amore, la stessa passione e non pensi più alla terza stella, ma lo fai perché ti piace regalare gioia, felicità, emozioni alle persone e agli ospiti che vengono in casa tua. Allora è successo che però è arrivata la terza stella. Quindi il consiglio che do ai colleghi è di lavorare sì con l'ambizione di arrivare a qualcosa, ma non solo per quel fine. Lavorare per la gioia che ci crea il nostro lavoro, questa professione che è senz'altro tra le più belle al mondo. Io altre professioni non le conosco, ma so che il mio lavoro è senz'altro uno dei più belli al mondo.